Buonasera, benvenuti a Cast, angolo dello spettacolo, angolo che riguarda me, Maurizio Morosillo. Quindi in questa trasmissione presentiamo ospiti interessantissimi. L'ospite di questa sera, molti di voi avranno già veduto il 6 gennaio in Rai, in Pronto la Rai, nella trasmissione dell'Epifania, è Gianni Testa. Buonasera Gianni Testa. Io ho detto che 6 gennaio tu eri in Pronto la Rai, in Pronto l'Epifania, cioè in base in che trasmissione? Ero ospite a una trasmissione presentata da Mario Merola e Gabriele Gallucci. Pace, Valerio, che mi dici Mario Merola? Toppa la grande, no? Sì. E lei è... come primo. Buonasera, benvenuti all'ennesima puntata di Cast. Maurizio Morosillo vi augura un buon divertimento nella sua parte, cioè la parte dello spettacolo. Questa sera abbiamo un cantautore partenopeo che molti di voi avranno veduto il 6 gennaio nella trasmissione Pronto è la Rai. Infatti c'era un collegamento particolare presentato da Valerio Merola e da Gabriella Carlucci, e lui, infatti, tanti ospiti, era con loro. Signori, parlo di Gianni Testa. Caro Testa, buonasera. Buonasera. Benvenuto alla nostra trasmissione. Allora, tu dici definirti un cantautore partenopeo. Perché un cantautore partenopeo? Innanzitutto, ecco, che genere di cantautore sei? La musica mia è una musica reggae partenopeo, un po' sul jazz rock. Cioè, hai lasciato tutta la parte che era tradizionale napoletana, sì, per portare le canzoni d'amore, probabilmente. Una fusione fra la melodia napoletana e il reggae. Esatto. Cioè, praticamente restano le parole, restano, sì, le storie delle canzoni, sì, napoletane, e la musica è reggae. Senti, so che tu hai fatto moltissime cose e di recente è stato uscendo un altro tuo album. Sì, sta uscendo un 45 giri. Che con un 45 giri. Con la collaborazione di un paroliere molto bravo, si chiama Rinaldo Mazzetti. Rinaldo Mazzetti. Sta curando i testi, quindi l'arrangiamento. Oh, mi dice che questo tuo disco tratta la storia della tua famiglia, tanto che l'hai chiamato Teresa. Come tua figlia. Come mia figlia, sì. È un genere nuovo, un tipo un po' più lento. Quindi abbandoni, sì, reggae per questa, sì, volta, e vai al tradizionale, no? Sì. Proprio al tradizionale, sì, napoletano. Bene, cosa hai portato per Castra? Ho portato tre pezzi miei. Il primo, giusto per me, è stata la colonna sonora di un film che hai fatto con Mario Verdone, sì, il papà di Carlo, sì, Verdone, esatto, questa cosa in Cecoslovacchia, sì, e poi hai fatto la colonna sonora. Sì, di Armadio Magico. Era la festa internazionale del film a Carlo Vivari. C'erano 36 nazioni, tra cui l'Italia, che rappresentavano questo film, questo Armadio Magico. Dunque siamo rimasti alla prima canzone, che era Tu sì per me. Tu sì per me. E l'altra? La seconda è Te vedo, vuol dire ti vedo. Ti vedo. Ecco. E la terza? La terza è Preghiera per te. Preghiera per te. Preghiamo con la musica. Preghiamo con la musica. Gianni, io ti faccio tanti bocca al lupo e speriamo che anche il pubblico. Tu sei con me, sei tutta vita mia.